ex membro dell'agenzia Rico Rodriguez. Nessuno sapeva la sua ubicazione da quando abbiamo lasciato Medici. Ha fatto cadere almeno una decina di capi di Stato. La Mano Nera ha già avuto a che fare con lui a San Espirito, dove ha assassinato il nostro capo, il presidente Salvador Mendoza. Poi l'abbiamo rivisto a Medici, dove ha rovesciato Sebastiano Di Ravello. Sebbene l'agenzia fosse coinvolta, questo è il suo supervisore Tom Sheldon, abbiamo scoperto che Rodriguez ha liberato Medici per ragioni personali. Mi hai già ragguagliato, comandante Morales. Stiamo preparando un test e veniamo al dunque, per favore. Certo, signore Spinosa. L'intelligence ipotizza che sia il figlio di Miguel Rodriguez. E il mio Miguel Rodriguez? E si trova qui, a Solis. Ora. Così, questa è la superarma di mio padre. Il progetto IAPA. Era un brav'uomo, mio padre. Uno scienziato. Non ha senso che abbia creato questo. Anche mio zio era un brav'uomo. Ma entrambi sono morti. Quante domande, eh? È l'ora delle risposte. Non puoi farcela da solo, ma conosco chi può aiutarci. Mira, ascolta, non sono un novellino. Ora è diverso. So gestire un po' di maltempo. Non è solo un po' di maltempo, Rico. Se ti degnassi di ascoltarmi... Mira, un piano è una lista di cose fallibili. Meglio una lista breve. Sii pronta. Quando ti collegherò a quella console, dovrai trovare Spinosa. Lui risponde alle domande e noi distruggiamo IAPA. Un piano. Beh... Buona fortuna. Oscar Espinosa, farai meglio a parlare. Controllo radio. Ti sento forte e chiaro. Seguirò i tuoi progressi da una distanza di sicurezza. Un muro blocca la strada. Vuoi scavalcarlo? Ok, ora dove si va? Vai verso quelle luci dall'altra parte della valle. È una grossa torre. E Spinosa promette che cambierà il mondo. Niente più tornado o uragani. E quasi tutta Solis gli crede. Da domani il progetto IAPA non sarà un problema, Mira. Se il tuo piano funziona... Funzionerà. Fatto. Bene, segui quel condotto e sarai faccia a faccia con la Mano Nera. Non sarebbe la prima volta. Vado su. Via da qui! Solo Mano Nera!
erano contenti che ficcassi il naso dappertutto. Quelli della Mano Nera sono mercenari ben addestrati e sono tutti al soldo di Espinosa. Il suo esercito privato. È anche piuttosto potente. Non abbastanza. Questa è l'ultima posizione nota del nemico. In attesa. Tornate in posizione. Bersaglio perso. Nessun problema. Abbiamo perso il bersaglio, abbassiamo le armi per ora. Al progetto IAPA. Rico, c'è una console più in alto nella struttura. Non so bene come troverò puoi... un modo. Comando, c'è un intruso nella zona. Roger, intruso in zona. Tutte le unità all'attacco. Ora sei mio. So crepi, bastardo! Abbassare la testa! Usare questo condotto per arrivare lassù.
Nessun altro contatto. Unità, allerta. Attenzione, il signor Spinosa richiede a tutto il personale di entrare nella struttura. Sta per iniziare il test del progetto. Trova quella console. Meglio non essere all'aperto quando inizierà il test. Manca poco.
In posizione. Ok, Mira, ho trovato la console. Connettimi e troverò Espinosa per te. Sei dentro, Mira. Bene, stai vicino a quella console o perderò la connessione. A tutte le unità, il nemico ha ottenuto accesso alla rete. Fermateli tutti, a tutti i costi. Tienili lontani, lo troverò il prima possibile. A tutte le unità, ci cede l'intruso. Ci provano, signora. Allora, ok. Ci sono parecchi uomini della Mano Nera. Ho superato la sorveglianza. Aspetta ancora qualche secondo e potrai muoverti, Rico. Lo sto cercando. Certo, prenditi il tuo tempo.
in cima all'aguglia. Tutto questo lavoro e lui è in cima. È improbabile che sia sopravvissuto. Non è uno qualunque, signore Spinosa. Dobbiamo verificare. Sì, signore Spinosa. Vediamo cosa sa fare il progetto IAP, ok? Signore. Ci vuole tempo perché il nucleo arrivi a piena potenza. Riesce a tenerlo occupato fino ad allora? Qui il comandante Morales. Siamo sotto attacco. Attivate le difese di IAPA. Fate fuoco con tutte le torrette. La donna con Rico all'aeroporto era chi penso io? Sì. Allora pensaci tu. Con piacere. Mira. Ti prego, Rico. Dai, rispondi. Mira. Rico, oh mio Dio, sei vivo. Ho perso il tuo segnale. Sì, il rampino si è rotto. Anche la tuta. Il paracadute. E qualche costola. Dovrò riparare tutto. Ci sono attrezzi a El Abismo. Dove ti trovi? Nella foresta, non lo so. Ti mando le mie coordinate, spero servano. Leo, ci si vede. Merda. Senza il rampino mi sembra che mi manchi un arto. Ricerca nemico annullata. Riprendere pattuglia normale. Sembra il posto giusto. Non ho mai visto niente come IAPA prima d'ora. Forse Mira ha ragione. Mira, sono a El Abismo. Qui la gente non soffre di vertigini, eh? Tu no, di certo. No, ma di solito ho un paracadute. Hai visto che tempesta ieri notte? Ascoltami, se pensi alle cose essenziali... Come sarebbe che la tiro sempre? Metti giù quel telefono e aiuta! Merda! Cos'è successo? Va tutto bene? Sì, tutto ok. Un elicottero della mano nera. Guai in vista. Si è svuotato alla svelta. Metà degli abitanti sta cercando di scappare da Espinosa e dalla sua mano nera.
Stai da schifo. Acqua? La mano nera setaccia al villaggio. Succede spesso? No, quasi mai. Forse qualcuno ha attaccato la base meteo. Attrezzi? Grazie. Non posso affrontare il progetto IAPA da solo. Sono d'accordo. Devo ammettere che sbagliavo. Avevi ragione. Un segnale di soccorso. Credevo non fossi più con l'agenzia. Dammi una mano, dai. Che cosa facciamo con IAPA? Tra la tempesta e quelle torri armate, non mi posso avvicinare. Io avrei un paio di idee. Dimmi. Aspetta. Ascolta. Le vostre azioni nei prossimi minuti decideranno il destino della comunità. Sono il comandante Morales. Sono anni che tollero El Abismo. Per mantenere l'ordine e la giustizia a Solis, ho lasciato che questo posto fosse un rifugio per i reietti e per i criminali. Ma ieri notte c'è stato un attentato contro la struttura del progetto IAPA. Il colpevole è stato spalleggiato da qualcuno del villaggio. Lei chi è? Gabriela. Ha ucciso mio zio quando ero piccola. Sa che lavoriamo insieme. Se Mira Morales non mi verrà consegnata all'istante, sarò costretta a condurre un'indagine a tappeto. Entreremo in ogni casa. Controlleremo l'identità di ogni cittadino. E tutti i trasgressori verranno severamente puniti. Tu. Luis. Dov'è Mira? Dove? Devo fare qualcosa. Gabriela! Lascialo andare. Cugina. Beh, perlomeno tu hai coraggio. Se tuo padre ti vedesse oggi, morirebbe per il disgusto. Sei un mostro. Voi traditori parlerete tra voi delle vostre delusioni. In prigione. Sull'elicottero! Mira! Ehi, alt! Abbiamo appena iniziato una ribellione. Non avremmo dovuto coinvolgere questa gente. Ne abbiamo bisogno per fermare il progetto IAPA. Beh, allora serviranno più armi. Ecco, c'è una fabbrica in fondo alla strada, abbandonata. Casquillos Vacíos. Anni fa produceva gli armamenti della Mano Nera. Beh, diamo un'occhiata. Luis, vero? Occupati di questa gente. Chi vorrà affrontare la Mano Nera potrà farlo. Te la senti, sergento? Sì, signore. Mira, io verifico che funzioni tutto.
Ci vediamo alla fabbrica. Spero che funzioni tutto. No problem. Salta. Perfetto. Ehi, Rico. Sono Luis. Voglio dire, sargento. Io e Mira ti aspettiamo a Casquillos Vacíos. Quella è la fabbrica? Sargento e Easy hanno fatto delle ricerche e dicono di poter far ripartire la produzione. Chi è Easy? Ciao, sono Laker. Ciao, passa quello che hai al... Alla tua lente RA, Mira me l'ha detto, già fatto. Hai una lente RA? Tipo un computerino sull'occhio? Una cosa simile. Cominciamo. Ok, sargento. Tocca a te. Pronto. Ecco la tua missione. Dobbiamo alimentare la fabbrica. Ma le porte della centrale elettrica sono bloccate da dei generatori d'emergenza. Missione accettata, sargento. La tua lente in RA ti mostrerà dove guardare. È solo questione di tempo prima che Gabriela mandi altre forze della Mano Nera a fermarci. Ci servono armi e alla svelta. Che male.
funzionato. Il generatore è ben schermato. Riesci a spegnerlo? Potrei usare il mio rampino per strappare via la blindatura. E adesso suppongo di doverci sparare dentro. Un generatore sistemato. E vai. Ok, ne restano due. Sai dove cercare. Questo è l'ultimo. Fuori due, ne resta uno. Sono entrata nelle comunicazioni della Mano Nera e stanno arrivando. Sbrigati, Hardware. I generatori sono tutti spenti. E le porte si sono appena aperte. Ci sono truppe ed elicotteri in arrivo, Rico. Meglio riattivare la struttura o dovremo affrontarli con pietre e bastoni.
Vado dentro. Trova e usa quegli interruttori. Devo usare il mio rampino. Ed ecco l'altro. Thank you.
Thank you.